Alberto Rossi, attore, e di Un posto al sole. Tra l'altro, questo impegno a fianco di Senza dimora, alla comunità di Sant'Egidio, come mai? Beh, domanda, insomma, voglio dire, come nei confronti di tutte le persone che stiamo seguendo e che continuiamo a seguire da quando abbiamo avuto la fortuna di iniziare questa lunghissima avventura di Un posto al sole, ci sembrava giusto dare il nostro microscopico contributo anche a questa moltitudine di persone che non sono fortunate non solo come noi, ma come le persone, tra virgolette, anche normali, perché uno può non avere un lavoro, può avere dei problemi economici, però non avere una casa, non sapere dove dormire, non sapere dove lavarsi, non sapere dove mangiare, e allora diciamo che la situazione si fa abbastanza grave. Se riusciamo con un minimo, non dico a sensibilizzare, però a rendere partecipi anche altre persone al di là di quelli che già se ne occupano, cioè la comunità di Sant'Egidio, ecco, ben venga, diciamo un piccolo timidissimo urlo che facciamo nei confronti di chi ci può ascoltare. Anche perché noi siamo molto sensibili a tutto ciò che è il sociale. In questi 17 anni abbiamo cercato di toccare, diciamo, tutte quelle che sono un po' le realtà che ci vengono anche sottoposte dalle varie associazioni. E noi siamo molto sensibili a quello che capita intorno a noi e anche alle sollecitazioni che ci vengono dalle varie associazioni onlus, dalle varie associazioni benefiche che appunto si occupano di chi non sta bene, e cerchiamo di sensibilizzare un minimo con molta delicatezza, con molto pudore, soprattutto senza prendere posizione, senza dare giudizi. Ecco. Non è che c'è un periodo di clochard e poi non c'è più un periodo, ci sono sempre stati e ci saranno sempre. Purtroppo è un fenomeno. È una piaga, e come tutte le piaghe, noi con molta delicatezza, come ho detto prima, siamo portati comunque a toccare, a sfiorare tutto ciò che ci circonda, ecco, nel bene e nel male. Per quanto riguarda le motivazioni che spingono una persona a essere senza fissa dimora, quali sono le ragioni per il... Principali ragioni oggi sono sicuramente la disoccupazione di italiani e immigrati. Immigrati con una difficoltà in più perché quando perdono il lavoro da regolari, perdendo il contratto, perdono il permesso di soggiorno se entro un certo tempo non trovano un nuovo lavoro e perdono quindi anche tutti i loro diritti e scivolando nelle maglie dell'irregolarità col rischio del carcere. Secondo grande dramma è quello delle separazioni, delle rotture familiari. Terzo grande discorso è quello appunto della malattia, del welfare, delle maglie della sanità che sono sempre più larghe e da cui tanti fuggono. Come ti dicevo, abbiamo incontrato tante persone sulla sedia a rotelle, anche in condizioni di salute molto precarie. C'è il problema delle dimissioni ospedaliere, della mancanza di posti letto, salvo le suore di Madre Teresa per queste situazioni. E quindi tirando le fila possiamo sinteticamente affermare che non è una scelta. In 20 anni non ho mai incontrato una persona che l'avesse scelto. Senza dimora a Napoli vengono stimati in un numero compreso dalle ultime stime Istat tra i 900 e i 1200, ma riteniamo che questi sono coloro che accedono ai servizi quali mensa, centro d'accoglienza, mentre noi riteniamo che, considerato che molti non vi accedono, potrebbero arrivare fino ai 1500, comprese le aree periferiche, come appunto San Giovanni, Scampia, fino ad arrivare alle rotonde dove sono presenti gli immigrati. Quindi un senza dimora che non ha una dimora, ma che si rifugia anche in ripari di fortuna, baracche, capannoni abbandonati. La maggior parte, circa l'80%, sono immigrati, restante sono italiani, la quota di italiani va aumentando a causa della crisi, vediamo sempre più giovani, adulti disoccupati, separati, persone con gravi problemi di salute, abbiamo incontrato anche persone in sedia a rotelle per strada o nuclei familiari che non hanno ancora perso la casa ma vengono con i bambini a prendere il pasto. La comunità di Sant'Egidio è vicino ai senza dimora a Napoli da 20 anni, esattamente da novembre 92, e oggi raggiunge con 10 distribuzioni oltre 1000 persone, la sera appunto nelle distribuzioni della cena, delle bibite, delle coperte, ma anche le mattine alle rotonde appunto nelle periferie degli immigrati. È un impegno che va crescendo perché purtroppo aumenta la povertà, è frutto della crisi, ma vediamo anche che aumenta tanta solidarietà in tante parrocchie, in tanti gruppi con cui siamo collegati perché
l'unica soluzione, l'unica vera risposta è quella di essere insieme in una rete che aiuta tanti, ognuno come può, con le distribuzioni, con le strutture, le comunità di recupero, tutti insieme. Veramente è possibile fermarsi, guardare la povertà che tanto spaventa e abbracciarla, farsene carico e insieme appunto dare delle risposte. Tra un mese è Natale, noi faremo tanti pranzi familiari, seduti a tavola con loro, come loro fratelli e sorelle, e pensiamo che insomma questo Natale dia un messaggio nuovo e rinnovato di solidarietà e di speranza per tutti. Allora, noi giovani ci incontriamo ogni venerdì, più o meno siamo 40 giovani che studiamo appunto all'università e prepariamo 100 pasti per i senza fissa dimora. Questi li distribuiamo un po' nelle varie zone di Napoli. In questo periodo stiamo appunto coprendo via Medina, il porto, e per fortuna siamo arrivati anche a Fuori Grutta. E il pasto non è solo un pasto, perché da mangiare lo si può raccattare per giro, in giro comunque, cioè sebbene sia importante quello che è un panino, un piatto di pasta, noi cerchiamo anche di stringere un'amicizia con queste persone, perché poi loro, vivendo a bordo delle strade, non vengono, diciamo, calcolate come oggi in gergo, cioè non hanno nessuno che si prenda cura di loro e si ricordi di loro, quindi cerchiamo anche di essere un punto di riferimento nei momenti più difficili. E non solo, c'è anche nei momenti più felici, Natale, non so, anche compleanni. All'inizio ero molto perplessa, anche perché girando qui per Corso Umberto, Napoli e varie zone, cioè senza fissa dimora se ne avvicinano tantissimi e talvolta, quante volte li scherniamo anche in maniera poco simpatica. Poi però, quando sono stata invitata a questo Il Giro del Venerdì, ho imparato a conoscerli, cioè mi hanno presentato ad esempio una ragazza al porto che ha 27 anni e cioè, poco più la mia età, e lei certamente non è che vive per strada per scelta, cioè la cosa che appunto ho capito iniziando questo Il Giro del Venerdì è che chi sta per strada non è una scelta, contrariamente a quanto si pensi, anzi magari loro sono vittime delle loro storie, di scelte fatte dai genitori, e talvolta il nostro atteggiamento è abbastanza giudicante verso queste realtà che poi in fin dei conti non ci fermiamo neanche ad ascoltare, e quindi penso che la cosa più importante sia l'essere andata contro i miei pregiudizi e l'aver imparato ad ascoltare anche. Gli invisibili. Un uomo è seduto sul piede di una stazione, è trasandato, sporco, coi capelli e la barba in disordine. Tutto lui parla di fallimento, di solitudine, di confusione, di stranezza. È lì, grande, grosso, ma nessuno lo vuole guardare. È come se non ci fosse, parla da solo, parla a quelli che passano, ma nessuno lo ascolta. A Sant'Egidio è stata la prima tra quelli che è morta così, per strada. Resta un ricordo di una persona che ci ha insegnato qualcosa sull'amicizia, e per questo un debito. Sembra di vedere lei, nella sua vita e nella sua morte, l'immagine di tanti altri, di su per strada, alla stazione, senza casa e senza aiuto. Certo, lei non aveva scelto di vivere così e di restarci. Sognava una casa, Elisa. Quando avrà la